non è una semplice festa, è una solennità. L'Immacolata Concezione di Maria. Quando la Madonna apparve a Lourdes, disse proprio queste parole: io sono l'Immacolata Concezione. Lei, concepita fin dal grembo materno in un modo immacolato, sia senza peccato. Tutti quanti noi, per una legge di solidarietà, quando noi nasciamo, partecipiamo del peccato di Adamo, di Eva, dei nostri genitori, per cui in qualche modo tutti quanti siamo bisognosi di redenzione. Anche Maria, in quanto discendente di Adamo, anche lei aveva bisogno di redenzione, ma la sua redenzione è stata speciale. Abbiamo ascoltato nella preghiera iniziale: tu l'hai preservata da ogni macchia di peccato in previsione della morte di Lui, ossia il sacrificio di Gesù è servito in anticipo per Maria, per la sua redenzione. Hai preparato una degna dimora in Maria del tuo figlio. Ecco, questa solennità è in funzione proprio della divina maternità di Maria. Lei avrebbe dovuto portare al mondo il figlio di Dio incarnato. Ora, questo non significa che Maria è tutta grazia. Certo, è tutta grazia, ma non è solo tutta grazia. Maria aveva la sua libertà, Maria ha fatto la sua adesione libera, cosciente, al progetto di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Ecco, tutto quello che vuole il Signore da me, ecco, io sono pronta, che si compia, sono la sua serva. Maria è riconosciuta soprattutto come la donna del Fiat, che sia fatta la volontà di Dio, ma anche come la donna del Magnificat, colei che, andando da sua cugina Elisabetta, ha esaltato il Signore. Ora noi vogliamo proprio oggi imparare da questa mamma nostra proprio questo suo atteggiamento interiore. Anche noi vogliamo essere persone del Fiat, persone del Magnificat, come Maria. Vogliamo dire il nostro sì al Signore, vogliamo dire anche la nostra lode al Signore, perché tutto è dono, tutto è grazia, tutto viene da Lui, la vita, gli affetti più belli, la famiglia, la fede, la salute, l'amicizia, la possibilità di essere questa mattina tutti quanti noi insieme qui per celebrare l'amore di Dio nella nostra vita. Vorrei dire una parolina in un modo particolare, per non dilungarmi, su due aspetti delle letture che abbiamo proclamato. Nel Vangelo abbiamo ascoltato l'angelo Gabriele, presentandosi a Maria, la saluta: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Quel piena di grazia è di una pregnanza unica. In greco nell'originale, che caritomene, questo è un participio che dice in qualche modo la nuova dignità, l'essenza stessa di Maria. Lei è colei che è piena di grazia, ossia piena di Dio. E anche la stessa espressione il Signore con te in qualche modo chiarisce meglio quel pieno di grazia. Tu sei piena di Dio. Quanto è bello se lei è piena di Dio, anche noi potessimo essere nella nostra vita pieni di Dio. Tutto questo è dono di Dio, è grazia, gratis, è dono. O Signore, vieni a noi e riempici della tua presenza. La seconda lettura. Paolo si rivolge agli Efesini: benedice Dio. Perché benedice Dio? Benedetto sia Dio perché ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E allora questa benedizione è un intercambio.
Sì, noi benediciamo Dio, Dio benedice noi, con ogni benedizione. Benedire, voi papà, voi mamme, benedite i vostri figli. Ed è giusto che sia così. La benedizione è proprio l'effusione di tutto il bene che c'è nel cuore, nella mente. Lo si dice con le parole, ma è l'espressione di un sentimento, di un cuore, di un impegno. Si parla con gli occhi quando si dice una benedizione. Ecco, Dio benedice noi, dice bene di noi. E questo bene di Dio è un bene efficace che opera ciò che dice. E allora se Dio benedice noi, anche noi vogliamo essere una benedizione di Dio. Quando noi siamo pieni di Dio, siamo capaci di benedizione. Benediciamo Dio, benediciamo la vita, benediciamo i nostri cari, benediciamo tutte le persone che incontriamo ogni giorno. Essere figli della benedizione. Ma questo Dio che ci ha benedetti ha fatto di noi anche tante altre realtà. In Lui, in Cristo Gesù, ci ha scelti per essere, prima ancora della stessa creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Questo Dio ci sceglie, noi siamo eletti, amati, di un amore straordinario da parte di Dio, ci ha scelti. Ma questo Dio ci ha anche predestinati fin dall'eternità ad essere figli Suoi. Questo è il progetto di Dio su di noi, essere figli Suoi. Questo Dio ancora ci ha fatti eredi. Eredi di chi? Eredi di Lui. I figli sono eredi del papà, della mamma. Ora noi siamo eredi di Dio, ossia tutta la pienezza di Dio viene riversata a noi. Siamo eredi Suoi. Questo Dio, fin dall'eternità, vuole che noi viviamo di Lui, in Lui, per Lui. Questa è la nostra vita. E noi questo noi vogliamo realizzare accompagnati da Maria che è la mamma. Quest'oggi realizziamo nella nostra liturgia un rendimento di grazie. 50 anni di matrimonio di Vittorio e di Anna Zavagna. Il Signore ha coronato il loro amore con Maria Giovanna e con Simona. Ci sono anche i nipoti. Una famiglia bella, una famiglia dove c'è stato tanto sorriso, tanto cuore, tanta bellezza, tanta fedeltà, dove c'è stata anche della sofferenza, ma tutto vissuto nell'amore. Che cosa c'è di più bello? E allora ogni giorno il Signore vi ha accompagnati nel vostro cammino. Vi siete sposati nel Signore. È il Signore che ha fatto di voi due, una carne sola, una persona sola, una realtà sola. E ogni giorno voi avete espresso questa unità nella vostra vita, facendovi dono l'uno all'altro con tutta la generosità del vostro cuore. Ed è bello. Oggi che purtroppo nella società non sempre vediamo esempi del genere, ecco, volgere lo sguardo su di voi e vogliamo imparare da voi e vorrei quasi proporvi a tutti come esempio di vita. Amatevi come io vi ho amato, dice Gesù, dando la vita. Così anche gli sposi cristiani si amano donandosi quotidianamente, in un atteggiamento di continua conversione, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Io accolgo te come mio sposo, tu ti fai dono a me e io accolgo questo dono, io accolgo te come mia sposa. È bello vivere questo progetto di amore con la grazia di Dio. Allora ciò che Dio unisce, giustamente, ci ricorda la parola di Dio, l'uomo non separa. Vogliamo proprio proporre al mondo, anche attraverso il web, attraverso Facebook, tante persone che ci stanno ascoltando, sì, vogliamo proporre al mondo questo progetto di vita, vissuto nell'amore e nella fedeltà, nella capacità della pazienza, del perdono, del dialogo, del rispetto. Amen.
Amen. Amen. E allora, prima ancora di fare l'atto di fede, adesso rinnoviamo ancora una volta agli sposi la benedizione di Dio. Vittorio ed Anna hanno delle testimoni di eccezione, i loro stessi figli. E allora, 50 anni fa, il sacerdote gli ha detto: dategli la mano destra, sì, dategli la mano destra. E io la voglio proprio in nome di Dio sempre tenere unita questa mano destra. E allora, dopo 50 anni ancora una volta, io Vittorio accolgo te, Anna, come mia sposa. E prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e rispettarti tutti i giorni della mia vita. Anna, ancora una volta, dopo 50 anni, Ioanna, accolgo te, Vittorio, come mio sposo, e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e rispettarti tutti i giorni della mia vita. Un bel bacetto ci vuole. Le figlioli hanno voluto che papà e mamma ancora una volta dessero il segno della loro fedeltà, della loro vicinanza. La benedizione di Dio scende su questi anelli che voi vi scambiate ancora una volta dopo 50 anni come segno del vostro impegno di fedeltà e di amore, di tenerezza e di cuore. Anna, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Metti da questa parte, così fai delle belle foto, sono foto stupende. Sì. Facciamo passare, prego, sì. No, buonissimo, sì. Adesso, Anna, Vittorio, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Figlio, ditegli un bel grazie per papà e mamma. Grazie per il vostro amore. Grazie per ci ha donato questi magnifici genitori e grazie per il dono della fede. Che bello. Grazie. Grazie. Bene. Un grande augurio. Grazie.